Ciao a tutti, vi faccio vedere la differenza che c'è tra i tre pennelli Simpson sintetici, visto che me ne è stato chiesto anche su vari gruppi. Al primo è classico, il Trafalgar è quello più economico, che ha delle setole morbide sulla punta, ma ha un backbone non molto, diciamo, pronunciato ed è abbastanza elastico. Il Chubby 2, che è quello che la Simpson vende attualmente, è il sintetico, diciamo, di livello un pochino più alto, ha sempre punte molto morbide, trattiene tantissimo l'acqua, infatti diciamo le setole sono di una consistenza diversa rispetto a queste che si sente che sono un pochino più di plastica, questa dà un effetto un po' più tasso, trattiene molta acqua, dicevo, e ha un backbone abbastanza rigido, però sempre leggermente elastico, soprattutto diciamo all'inizio della sbarbata, perché poi va ammorbidendosi un pochino di più, diventa un po' meno elastico. Il nuovo Chubby 2, che è questo qua, è invece un ciuffo che è ancora diverso dagli altri due, perché intanto, come vedete, rispetto al Chubby 1 ha un nodo un pochino più grande ed è anche molto più folto, ha sempre le punte morbide come anche il Chubby 2, diciamo precedente, la stessa morbidezza, ma ha un backbone molto più pronunciato e non è elastico. Tra l'altro, le fibre hanno una consistenza al tatto molto simile a quelle di un tasso, perché a parte che trattiene tantissimo l'acqua, più di questo, uno perché sicuramente ha un ciuffo maggiore, quindi ha più capacità di trattenere l'acqua, ma inoltre quando lo passate sul viso non ha quell'effetto frusta che ha un pochino il vecchio Chubby 2, non quanto il Trafalgar, un pochino però meno rispetto al Chubby 2 ed è sempre molto morbido. Una cosa che ho notato è che non c'è differenza tra la prima e la seconda passata a livello di morbidezza, mentre sul Chubby 2 la prima insaponata è un pochino più, leggermente più rigido, poi diventa un pochino più morbido sia perché si è bagnato meglio, sia perché il viso è anche più scorrevole. Questo qua ha un comportamento un pochino più simile al tasso. Poi vedete che il taglio anche del ciuffo è diverso, ma questo per farvi capire appunto che sono tre pennelli diversi. Come costo, diciamo, questo è quello più economico, si trova intorno ai 25-30 euro, questo è il Trafalgar T3. Questo è quello che attualmente si vende dei Chubby 2 sia sul sito Simpson che sugli altri canali. Costa di listino intorno ai 90 euro, ma si trova anche molto meno. Io, ad esempio, sono pagato su Amazon, l'ho pagato 50 euro. Questo qua invece attualmente non è in commercio, nel senso che io mi sono fatto fare appositamente un Chubby 2 con un manico come questo, Ruby, che è una manica edizione limitata, e mi hanno diciamo sorprendentemente stupito perché appunto il ciuffo è un pochino più, diciamo, evoluto ed è probabilmente migliore rispetto al vecchio Chubby 1. Vedete anche infatti che è anche un pochino più grande il pennello. Ripeto, il nodo è leggermente più grande perché, come si vede sul manico, si vede che è più denso. Il manico chiaramente è lo stesso, si può vedere anche in comparazione, così è identico. Quindi il ciuffo è identico, il manico è lo stesso, ma il ciuffo è diverso. Ecco qua si vede bene la differenza anche di. Vedete che è più. Si comporta un pochino più come il tasso, questo qua.